Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere come si attiva il suono in apertura e in chiusura della nostra macchina su un Audi A3 8V. Come potete vedere adesso la chiudiamo o la apriamo e la macchina non suona. Questo adattamento lo andremo a fare con l'OBD11 e adesso vi farò vedere come si fa. Innanzitutto, come sempre, entriamo nella nostra macchina, installiamo l'OBD11 all'interno della macchina ed eccoci qua. Mettiamo la chiave. Ok. Apriamo la nostra applicazione di OBD11. Andremo a fare la nostra codifica. Questa codifica, una volta effettuata la codifica, tranquillamente possiamo sia attivarla poi questa funzione all'interno del menu e sì anche staccarla. Quindi nel momento in cui, una volta attivata questa funzione, a noi questo suono, questo beep di clacson, diciamo, ci dà fastidio, noi tranquillamente all'interno del nostro menu, che dopo vi faccio vedere come, possiamo tranquillamente staccare questa funzione o anche abilitarla nuovamente. Allora, questa codifica qua non influisce sui crediti, anche se all'interno dell'applicazione per alcune macchine questa funzione c'era già di diciamo di applicazione. Vediamo se questa qua ce la dà. No, questa qua non ce la dà. Ad ogni modo, se non ce l'abbiamo all'interno della lista questa attivazione qua, noi tranquillamente all'interno del menu ce la andiamo a fare. Per fare questa codifica dobbiamo andare sulla centralina elettronica, la 09, andiamo in adattamento, poi su questo menu a tendina, questo qua si scorre, andiamo o ci andiamo a trovare la scritta segnali di conferma che sta qua, o viceversa andiamo a scrivere questo qua, segnale di conferma, scriviamo solo conferma, ecco qua, segnale di conferma, ci clicchiamo su conferma e ci dà quest'altra lista. Noi dobbiamo fare, dobbiamo attivare tutte le funzioni per quanto riguarda l'adattamento. Non è solo una diciamo codifica in alfa, ma sono più codifiche. Adesso ve le elenco. La prima che dobbiamo andare a fare è questa qua, acustica, vedete, in apertura, diciamo in entrata, sì. Acustica Ruhek Meldung Verrät, che sarebbe quando andiamo a chiudere la macchina, in blocco della macchina. Andiamo ad attivare sì. Poi ci andiamo ad attivare menu Steuerung Acustica Ruhek Meldung. Andiamo ad attivare sì. Questo sarebbe il feedback, sarebbe che andiamo ad attivare all'interno del menu questa funzione qua. Perché fino adesso abbiamo detto che noi vogliamo che la macchina suona in apertura, che la macchina suona in chiusura e mi deve attivare il menu all'interno del mio sistema MMI. Per quanto riguarda l'attivazione e la disattivazione, io a prescindere da tutto il funzionamento del sistema. Ci dice anche attivare, dobbiamo anche attivare, perché adesso è inattivo, Acoustic Ruhek Meldung Global, sì. Ci deve attivare questa funzione qua, che abbiamo attivato questa funzione qua, e in più dobbiamo andare ad attivare, vedete, Signal Horn, quest'ultima, Acoustic Ruhek Meldung Signal Horn. Signal Horn significa che ci deve dare segnale con il clacson, che nel momento in cui apriamo e chiudiamo la macchina deve suonare il clacson. Per fare questa qua andiamo qua, attiviamo anche quest'altra funzione, confermiamo e attiviamo il tutto. Tieni premuto, perfetto. Ci dirà di inserire il codice. Mettiamo il primo 3136.
347. Ok, confermiamo. Ok, adattamento accettato. Adesso, prima di scendere dalla macchina, come sempre, vi consiglio di uscire dalle nostre centraline. Perfetto. E vi faccio vedere già all'interno del menu che ci ha attivato questa voce. Dobbiamo andare in menu car, andiamo in sistemi, impostazione vettura, chiusura centralizzata, confermiamo, ed ecco qua, ci ha attivato questa altra voce, segnale acustico al blocco, adesso è on. Se non ci dà fastidio questa funzione, andiamo a mettere in off e quindi la macchina non suona né nell'apertura e né in chiusura della macchina. Viceversa, vogliamo attivare questa codifica, questa funzione, andiamo a metterla su on. Una volta fatto ciò, scendiamo dalla macchina, chiudiamo la macchina. Perfetto. Vediamo la macchina. Alla chiusura fa un solo beep, all'apertura ne fa due. Vedete? Perfetto. Ragazzi, e per oggi è tutto. Come sempre, vi consiglio di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella e condividere tutti i miei video. Mettete un mi piace e che dirvi ragazzi, grazie per avermi seguito, al prossimo video, ciao ragazzi.